Se lo scorso anno, complici le restrizioni Covid, i saldi estivi erano partiti soltanto ad agosto, quest'anno l'occasione arriva con alcune settimane di anticipo. In tanti, in centro, hanno subito cercato il capo giusto per rinnovare il guardaroba a prezzo scontato. Ora intanto si fa un giretto. Sta cercando, su cosa si indirizza? Qualche cosa da vestire, un paio di sandaline, questi ci si sta molto bene, questi sono meravigliosi. Ho preso qualcosa, sì. Un paio di pantaloni, due canottiere, calzini, cose semplici, insomma. Era da molto che non facevi acquisti di abbigliamento? Sì, un annetto, sì. Un po' tanto. L'occasione buona una volta che si riprende a fare un po' di vita sociale anche per cambiare il guardaroba. Sì, per rivedersi, quindi siccome si sta riuscendo a uscire un po', c'è bisogno di qualcosa in più, diciamo, sì. Gli sconti sulla merce partono in media dal 20-30% di ribasso, ma ci sono anche negozi che propongono da subito saldi al 50%. Vedo che comunque gli sconti sono abbastanza alti, forse anche in vista della crisi, e quindi penso che ne approfitterò per fare un giro nei negozi e guardare. Diciamo che andiamo più su quelli al 50, ecco, quindi magari direttamente quelli al 50 e passiamo quelli sul 20-30, ecco. Fiduciosi i commercianti che dopo le chiusure obbligate e il forte calo delle vendite legato alla limitazione delle occasioni sociali, vedono nei clienti la voglia di tornare alla normalità. Già da stamani per fortuna abbastanza bene, un po' di, insomma, un po' di gente c'è a giro e speriamo bene, via. Siamo fiduciosi. Le aspettative sono buone perché da quando, insomma, abbiamo riaperto abbiamo riniziato a lavorare un po' a ritmi, insomma, diciamo importanti. Quest'anno vengono anche un po' troppo presto questi saldi, magari se si aspettava qualche giorno forse era ancora meglio. Comunque le aspettative sono buone, vedo che c'è entusiasmo, che c'è voglia di tornare alla normalità, quindi speriamo di tornare alla normalità di sempre. Sono tornate tanto anche le cerimonie, sono tornati tutti i discorsi dei matrimoni, quindi per noi è un argomento molto importante, quindi tutto quello che è la vita normale, cerimonie e uscire fuori per noi è il nostro pane.